Indagini su appalti pilotati, il sindaco Loia, solo una persona onesta, dice: ho scelto il rito abbreviato perché è l'unico strumento che mi consente di chiarire rapidamente la mia totale estraneità ai fatti. Sono certo che questa triste vicenda si risolverà nel più breve tempo possibile. E intanto sui social scatta la solidarietà al primo cittadino: io sto con Tony. Rapina a mano armata a Capaccio diventa virale, il colpo alla sala slot machine, le immagini pubblicate dal titolare vittima della violenza. Presidi di legalità nel Cilento, Sabrina Capozzoli: stiamo lavorando per ripristinare la polvere ad Agropoli. Cilento, sempre più meta di VIP, da Tony Servillo a Pozzo Vivo, tanti personaggi famosi del mondo del cinema e dello sport che scelgono le località cilentane per le loro vacanze. E nel Cilento, uno dei comuni più ricicloni del 2017, l'importante riconoscimento ritirato ieri a Roma dal sindaco di Cuccaro Vetere, Aldo Luongo. Benvenuti e ben ritrovati con le nostre informazioni. Lo avete appena ascoltato sui nostri titoli. Riapriamo con la vicenda di cronaca giudiziaria che ha coinvolto anche alcuni amministratori del comune di Vallo della Lucania, il sindaco Tony Aloia e l'assessore Marcello Ametrano. Ebbene, subito dopo l'ufficializzazione dei fatti di cronaca con la richiesta di rinvio a giudizio per Ametrano, il rito abbreviato per il sindaco Aloia, fa sentire la voce proprio il primo cittadino, che tiene a precisare: sono una persona onesta, ho scelto il rito abbreviato proprio perché è l'unico strumento che mi consente di chiarire rapidamente la mia totale estraneità ai fatti che mi vengono contestati. Sono certo che questa triste vicenda si risolverà nel più breve tempo possibile. Ricordiamo, la vicenda giudiziaria riguarda appalti pilotati nella gestione dei rifiuti sul territorio provinciale e anche a Vallo della Lucania. Ma ascoltiamo il nostro primo servizio. In merito alle notizie recentemente diffuse dai mezzi di stampa, sento innanzitutto il dovere di precisare che non ho mai utilizzato la mia carica per scopi personali, non ho mai compiuto atti che hanno deliberatamente penalizzato il bene comune, non ho mai agito contro qualcuno o qualcosa per favorire altri. E quanto precisa il sindaco di Vallo Antonio Aloia, finito insieme ad altri amministratori al centro di un'inchiesta su presunti appalti truccati. Nel corso della mia lunga esperienza amministrativa, prima come capogruppo di maggioranza, poi come assessore e infine come sindaco di Vallo, dice il primo cittadino, avrò commesso certamente errori, ma ho sempre agito nella massima legalità e trasparenza. Sono un servitore dello Stato, sono un servitore della mia comunità, ne sono onorato ed orgoglioso. Siamo uomini e donne amministratori che si muovono nella frontiera della lotta per la legalità, del sostegno allo sviluppo e al lavoro per affermare i principi di equità sociale. Ma non posso negare che talvolta ci sentiamo assediati e in trincea. Ciononostante, accompagnato dall'amore e dalla passione per il bene comune, il mio impegno continuerà in questo cammino pieno di tante soddisfazioni, irto di molte difficoltà, e proprio per questo è entusiasmante. Ho scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, chiarisce Aloia, perché è l'unico strumento che mi consente di chiarire rapidamente la mia totale estraneità al fatto che mi viene contestato. Sono certo che questa triste vicenda si risolverà nel più breve tempo possibile, in quanto nutro la mia totale fiducia nell'operato della magistratura, fiducia che ciascuno, in uno stato di diritto e di democrazia, ha il diritto e il dovere di riporre. E su questa vicenda tanta la solidarietà arrivata al sindaco di Vallo Tony Aloia. Ieri ecco tanti messaggi pubblicati sui vari social, in primis a far sentire la propria solidarietà il sindaco di Castelnuovo Cilento Eros Lamaida, che dice: piena e convinta solidarietà al sindaco di Vallo, un amministratore pubblico che è esempio di vita come uomo, padre, medico e sindaco. Infatti è il mio sindaco, dice Lamaida, e poi rivolgendosi al collega Aloia: vai avanti a testa alta, cari Tony. Questo è uno dei tanti messaggi. C'è anche quello, ecco, di Angelo Paolo Perriello, che dice: piena solidarietà e incondizionata solidarietà al sindaco del comune di Vallo, fortemente impegnato e sostenitore del convegno sullo sviluppo euro locale tenutosi presso l'Ansel Kiss qualche settimana fa, di cui è stato redatto e protocollato apposito verbale con focus proprio sulle problematiche locali, tra cui quella dell'occupazione giovanile. Quindi io sto con Tony, tanti messaggi appunto di solidarietà
solidarietà al sindaco Toni Aloia. Lasciamo questa vicenda, ci spostiamo a Capaccio Persum, ci occupiamo della rapina messa a segno la notte scorsa ai danni di una sala slot machine. Ebbene, le immagini dell'atto di violenza sono state pubblicate sulla pagina di Facebook da parte del titolare e sono diventate subito virali. Vediamo. Finiscono in rete e diventano virali le immagini shock della rapina a mano armata messa a segno la notte scorsa all'interno della sala slot 5 Stelle lungo la statale 18 a Capaccio Persum. A renderle pubbliche sul proprio profilo Facebook il titolare della sala, Romeo Maiellaro, rinchiuso dai banditi in bagno prima che si dessero alla fuga. Nel filmato postato sui social si vede in maniera chiara il monitor del sistema di videosorveglianza che ha registrato per intero le concitate fasi del crimine. In particolare ripresa l'irruzione dei due rapinatori che con volto coperto da passamontagna e pistole in pugno minacciano l'uomo con le armi, strattonandolo a più riprese nel minacciarlo di tirare fuori i soldi dell'incastro della sala videopoker fino a sradicare dal pavimento un totem cambiamonete contenente circa 1000 euro. Caricato poi a bordo dell'auto dello stesso titolare, rapinato a sua volta di circa 150 euro che aveva nel portafogli. Dei due rapinatori dileguatisi a bordo della vettura, una smart poi rinvenuta in una stradina isolata sulla statale, finora nessuna traccia. Il titolare, per uscire dal bagno e dare l'allarme, si è calato da una finestra sul retro, posta ad alcuni metri di altezza, ferendosi ad una gamba nella caduta nel piazzale sottostante. Sulla rapina indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Francesco Manna. E per quanto riguarda la sicurezza sul territorio cilentano, l'onorevole Sabrina Capozzolo ha ribadito: stiamo lavorando per ridare ad Agropoli il presidio Polfer. Vediamo. Allora, io ci sto lavorando, ho immediatamente fatto un'interpellanza urgente. Interpellanza si intende il far firmare quella richiesta da più di 30 parlamentari in modo tale che il governo possa rispondere in maniera immediata. Devo dire che la risposta non, per me non è stata soddisfacente, perché è vero sì che nell'ultima parte della lettera dice che però c'è una commissione in atto che sta valutando qual è, può essere la soluzione migliore, o comunque sta valutando quale sia il procedimento, il percorso migliore da attivare in questo territorio, comunque confermava di fatto la chiusura del Polfer. Quindi io, diciamo, da questa lettera, che per quanto nell'ultima parte mi possa far sperare che questa commissione riveda questa decisione, nel frattempo la Polfer è stata chiusa. Quindi, perché, diciamo, perché qualcosa non va, ecco, nell'ambito dell'organizzazione lavorativa di questo presidio? Che cosa non andava? Perché è arrivata la decisione di chiuderlo? No, in realtà, come sempre, fa parte di un percorso, diciamo, di una rivisitazione un po' di quelle che sono le situazioni Polfer per semplificazione, per riduzione dei costi, e ad Agropoli è stato identificato come, diciamo, identificato come una stazione che non è sprovvista di controlli, perché noi siamo una città che ha sia il presidio dei carabinieri che quello della guardia, di finanza. E quindi si ritiene che la scelta di chiudere la stazione di Agropoli, la stazione Polfer di Agropoli, non, diciamo, possa creare delle difficoltà, perché non c'è un flusso abbondantissimo, perché non c'è un rischio, e laddove ci dovessero essere problemi c'è battipaglia, oppure comunque è un territorio coperto dalla presenza. Cioè, siamo già tutelati, siamo già sufficientemente tutelati, questo è in sintesi. Esatto, la giustificazione è che noi siamo già sufficientemente tutelati, però ripeto, nell'ultima frase di questa risposta del governo c'è scritto che c'è, cioè, questa commissione che sta valutando. Benissimo, noi siamo in attesa di questa valutazione, io seguirò ovviamente il percorso attentamente. Io non mi sento di fare delle proiezioni trionfaliste, né tantomeno mi sento di dire che è finita, però ovviamente è una battaglia che va portata avanti e che comunque per l'ennesima volta colpisce il nostro territorio, e non è una cosa di cui io, diciamo, che accetto molto molto facilmente. Vediamo un attimo quello che succede, sicuramente l'allerta è molto molto alta.
L'intervento integrale dell'onorevole Sabrina Capozzolo, ospite della nostra rassegna stampa, potrete riascoltarlo sul nostro canale 7TV YouTube e poi naturalmente nella rassegna stampa in replica al termine dell'edizione delle ore 18 del nostro telegiornale. Intanto non accennano a placarsi le polemiche dopo l'incendio che ha interessato l'area archeologica di Velia. Il deputato del PD Simone Valiante ha presentato un'interrogazione indirizzata al ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, al ministro dell'interno Minniti, per chiedere maggiore tutela e valorizzazione dell'area archeologica. In particolare Valiante chiede quali iniziative di competenza intentano assumere al riguardo i ministri, anche prevedendo l'erogazione di maggiori risorse per la vigilanza estiva antincendio e la protezione delle aree archeologiche e di quelle di maggiore pregio ambientale. È necessario capire, dice Valiante, se parte dei fondi stanziati dal Ministero dei beni e le attività culturali del turismo lo scorso anno per il progetto Velia siano stati destinati anche alla prevenzione degli incendi e con quali modalità. Ora s'apri perché il primo cittadino Antonio Gentile ha definito la sua squadra di governo, dunque la giunta è pronta e lunedì alle ore 18 ci sarà il primo consiglio comunale. Ci aggiorna su tutto il nostro corrispondente Vito Sansone. S'apri alla sua nuova giunta in attesa di lunedì prossimo, quando a Palazzo di Città si riunirà il primo consiglio comunale. Sono già stati ufficializzati nell'albo pretorio i nomi dei componenti dell'amministrazione comunale guidata dal neo sindaco Antonio Gentile. Confermate tutte le indiscrezioni della vigilia con Daniele Congiusti, il più votato in assoluto con 488 preferenze, nuovo vice sindaco, che avrà però la delega ai lavori pubblici e al demanio e non quella al turismo e spettacolo, peraltro già ricoperta in maggioranza dal 2007 al 2011. Quest'ultima andrà alla giovane avvocatessa Amalia Morabito, la seconda più votata della lista Sapri al centro, vittoriosa per 14 preferenze su Giuseppe Del Medico la notte dello scorso 12 giugno. Franco Di Donato si occuperà di commercio, ambiente e territorio, mentre a Maria Teresa Falce andrà l'assessorato alla scuola, alla cultura e alla sanità. Intanto, nelle fila della minoranza, Sapri Democratica respinge le dimissioni da consigliere comunale e da componente del gruppo consegnate dall'ex primo cittadino Giuseppe Del Medico al termine della sconfitta elettorale. Nel pomeriggio di oggi si terrà una riunione al bar del DLF nei pressi della stazione per decidere quali saranno le future strategie della nuova opposizione. Squadra di governo pronta anche ad Agropoli, questi gli uomini che affiancheranno il sindaco Adamo Coppola, ce li ricorda Ernesto Rocco. Inizierà ufficialmente domani l'era di Adamo Coppola ad Agropoli. È previsto alle 18.30, infatti, il consiglio comunale di insediamento del primo cittadino con il nuovo consiglio e la nuova amministrazione comunale. Tre punti all'ordine del giorno: c'è proprio la fiducia alla nuova squadra di governo che nei giorni scorsi Coppola aveva ufficializzato. Sarà inoltre necessario eleggere il Presidente del Consiglio, ruolo che spetterà a Massimo Laporta, i componenti delle commissioni e eseguire una serie di altre formalità per l'avvio delle azioni amministrative. Il sindaco Coppola, inoltre, all'inizio della seduta dovrà prestare giuramento. Il Consiglio Comunale di domani avrà importanti valori simbolici. Oltre all'inizio di una nuova era dopo 10 anni di amministrazione Alfieri, per la prima volta entra in Consiglio Comunale il Movimento 5 Stelle, che sarà rappresentato dal consigliere Consolato Caccamo, candidato sindaco non eletto. Quest'ultimo ha già iniziato la sua attività amministrativa, protocollando una serie di richieste agli uffici comunali, relative in particolare a quelle che sono le società partecipate del comune, ai dipendenti che quest'ultime hanno, ai ruoli che ricoprono i consorzi e i rispettivi operai. Più partecipazione e trasparenza, questi gli obiettivi del neo consigliere comunale Caccamo. A margine del consiglio comunale, il sindaco Adamo Coppola e la sua amministrazione scenderanno in piazza per festeggiare l'avvenuta elezione. L'appuntamento è in programma intorno alle 21 in piazza Vittorio Veneto.
Intanto uno dei sindaci del Cilento, Aldo Luongo, primo cittadino di Cuccaro Vetere, protagonista ieri mattina a Roma nell'ambito della cerimonia organizzata da Lega Ambiente per premiare i comuni più ricicloni d'Italia. Ebbene, il piccolo centro cilentano ha ottenuto il primo posto per quanto riguarda i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Le immagini della cerimonia. Il comune sotto i 10.000 abitanti, Cuccaro Vetere di Salerno, dovrebbe esserci Aldo Luongo. E nel Cilento, uno dei comuni più ricicloni per il 2017. L'importante risultato è stato raggiunto dal comune di Cuccaro Vetere. Il sindaco Aldo Luongo ha ritirato il premio dalle mani del ministro per l'ambiente Gianluca Galletti nell'ambito della cerimonia che si è svolta ieri mattina a Roma. Il comune di Cuccaro Vetere, dove la raccolta porta a porta si fa con l'ausilio degli asinelli, è risultato il miglior comune rifiuti free in Campania e con i 19,7 kg per abitanti di rifiuto non differenziato, il primo in Italia sotto i 10.000 abitanti. Un importante risultato, dice il sindaco Aldo Luongo, la nostra comunità da tempo è attenta alle tematiche ambientali. Siamo stati il primo comune del Mezzogiorno ad inaugurare la compostiera di comunità. Io devo ringraziare Legambiente, voglio cogliere questi due minuti per dire come è partita questa. Come si è arrivati a questo risultato? Nel 2011 io ho iniziato un'esperienza sulla raccolta dell'organico. Il mio comune è stato il primo comune in Italia a installare una compostiera di comunità. La compostiera di comunità che ci ha permesso chiaramente di riciclare, di iniziare un discorso di riciclo dell'organico, da cui è nata praticamente poi una diversa e una nuova sensibilità anche dei cittadini nei confronti dei rifiuti che ci porta oggi a questo risultato. Da quell'esperienza, anche se da un comune molto piccolo, un comune piccolo della provincia di Salerno nel Parco Nazionale del Cilento, si è aperto un discorso sul compostaggio di comunità in Italia e noi insieme all'Enea siamo riusciti a collaborare, abbiamo aperto una collaborazione col Ministero, siamo arrivati a questo decreto di qualche mese fa sul compostaggio di comunità, abbiamo costituito l'Associazione Italiana Compostaggio con l'obiettivo di promuovere la diffusione del compostaggio con queste macchine di piccola taglia che sono rivolte ai piccoli comuni e che potrebbero darci una grande mano nella riduzione della produzione di rifiuto e nella realizzazione invece di prodotti che possano poi essere riutilizzati dai cittadini. Grazie. Intanto brutta avventura per un gruppo di turisti fiorentini che stava effettuando un'escursione sul Monte Cervati. Ieri pomeriggio, mentre si trovavano a piedi tra i sentieri che conducono in montagna, sono stati sorpresi da un violento temporale. I malcapitati in quel momento erano lontano dalle loro auto. Immediatamente è scattato l'allarme, sulle loro tracce si sono messi i carabinieri forestali di Sanza e i militari della compagnia di Sala Consilina e naturalmente gli uomini della protezione civile e il 118. La comitiva, che comprendeva 5 persone, tra cui anche un bambino di appena 6 mesi e 2 adolescenti di 16 e 12 anni, è stata intercettata poco dopo le 16. I malcapitati sono stati accompagnati all'ospedale Luigi Curto di Polla, fortunatamente per loro solo tanta paura. Intanto il Cilento sempre più meta di VIP, tanti personaggi famosi del mondo del cinema e dello sport che scelgono proprio le località balneari del Cilento e le località dell'entroterra per qualche giorno di relax. Conosciamo insieme questo protagonista del ciclismo italiano che in questi giorni è ospite della comunità di Pollica. Vediamo. Ha scelto il Cilento per qualche giorno di relax Domenico Pozzovivo, ciclista dell'AG2R, la mondiale, con la moglie Valentina, l'atleta di Policoro, reduce dal 6° posto al Giro d'Italia, si sta rigenerando qualche ora a Pioppi, nel comune di Pollica, prima di riprendere la preparazione in vista della Vuelta. È un posto stupendo, ha detto Pozzovivo, ammetto di non aver resistito alla tentazione di fare un giro in bici nell'entroterra. Pozzovivo quindi ha aggiunto, è stata una stagione in crescendo
periodo in cui non ho avuto nessun problema fisico e sono arrivato in piena forma, passando dal Giro delle Alpi al Giro d'Italia. Sul Cilento conclude: c'è tutto, dal mare all'entroterra, senza tralasciare la gastronomia. Devo dire poi che questa terra si presta bene per gli allenamenti. Ci sono salite, pianure e poi il clima ideale. Nei giorni scorsi, invece, era stato un personaggio dello spettacolo, Tony Servillo, a trascorrere qualche giorno ad Acciaroli. Sì, dopo il Giro d'Italia e il Giro di Svizzera mi sono concesso qualche giorno qui al mare, in Cilento, a Pioppi, e anche se non ho resistito ieri a farmi un piccolo giro in bici nell'entroterra. Sì, è stata una stagione in crescendo e in cui non ho avuto nessun problema e questo mi ha permesso di arrivare in grandissima forma passando dal Giro delle Alpi al Giro d'Italia. È stato veramente quello che posso definire il mio miglior giro in carriera, con l'ultima settimana sempre a livello altissimo in salita e poi ho messo le ciliegine sulla torta con la vittoria a una tappa del Tour de Suisse. Ecco, vittoria alla tappa in Svizzera, vittoria che ha avuto in carriera in una tappa del Giro d'Italia, e la Vuelta ti regalerà qualche vittoria, ci speri? Io ci spero, adesso dopo qualche giorno di relax senza pensare troppo alla bici ci rimetteremo in sella per preparare un altro grande giro come la Vuelta, in cui ci saranno tanti arrivi in salita, quindi tanto pane per i medienti. E non è l'unico VIP che ha scelto di trascorrere qualche ora di relax nel territorio cilentano. Il sud della provincia di Salerno è sempre più, come dicevamo, meta di VIP. In questa foto vediamo Erion Bogdani, ex calciatore di Serie A e oggi allenatore, che ha deciso proprio di passare le sue vacanze nel Cilento. Con lui è tornato nel Cilento, sua terra natia, anche il difensore del Torino, Cristian Molinaro. Ecco, lo vediamo in questa foto, Cristian, che è un cilentano doc, ricordiamo, lui è originario di Moio della Civitella. La scelta gastronomica però non poteva che ricadere verso il ristorante suscettibile di Pioppi, con lo chef Antonio Morinelli, famosi già per aver deliziato la maggior parte delle celebrità ospiti sul territorio come Daniela Ferolla, Tony Servillo ed altri VIP. E sempre tra Pioppi e Pollica, come dicevamo, abbiamo visto il servizio prima, c'è Domenico Pozzovivo ed è stato avvistato nei giorni scorsi anche, ecco, lo vediamo in questa foto, Tony Servillo. Allora, ci fa davvero piacere, insomma, ospitare tanti bei personaggi famosi. L'ospitalità sicuramente non manca al popolo cilentano. E per quanti arriveranno nel Cilento e sceglieranno di trascorrere qualche ora nell'entroterra, questo è il suggerimento che arriva dal comune di Laurino. All'arrivo dell'estate tornano le emozioni forti nel Cilento. Dal 25 giugno sarà infatti nuovamente possibile vivere momenti di pura adrenalina con Allegro Italia Volo Laurino, l'emozionante zip line nel Parco Nazionale del Cilento. Un salto nel vuoto in totale sicurezza, immersi nella natura, parola d'ordine divertimento. 60 secondi a 500 metri d'altezza, il tempo necessario per percorrere i 600 metri che collegano il Monte Cervati al comune di Laurino, attraversando le gole del fiume Calore. E per celebrare l'inizio della nuova stagione, un'iniziativa che renderà particolarmente felici non solo i laurinesi, che i primi due fine settimana di apertura possono usufruire di un volo gratis, ma anche i social addicted. Per tutti coloro che riusciranno a raggiungere 50 mi piaci sulla propria pagina Facebook o Instagram con un'immagine dedicata al volo di Laurino, un volo omaggio il 25 giugno. E dopo aver vissuto un'esperienza indimenticabile, cosa c'è di meglio di altre sensazioni uniche che solo un soggiorno presso il convento Cilento può garantire? Un luogo speciale che non si può semplicemente raccontare, ma che deve essere vissuto. Weekend dunque tutto da vivere, dalla costa all'entroterra. Che tempo farà? Vediamo insieme le previsioni di 7TV. Benvenuti al Meteo Weekend di 7TV.
venerdì 23 giugno che si presenta soleggiato su tutta la nostra zona. Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Sabato con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature le minime intorno a 17 gradi, le massime toccheranno i 27. Anche domenica il tempo si mantiene stabile su tutto il territorio. Minime 17, temperature massime che raggiungeranno i 29 gradi. È tutto, buon weekend da 7 TV. Ora due appuntamenti, il primo riguarda la comunità diocesana con i solenni festeggiamenti in onore di San Pantaleone, medico e martire. Martedì 27, ad un mese esatto dai solenni festeggiamenti per il santo patrono, la parrocchia di San Pantaleone ha organizzato questo incontro dibattito dal titolo Il miracolo della liquefazione del sangue di San Pantaleone, devozione, scienza e fede. L'incontro si terrà martedì 27 alle 17.30 presso l'aula consiliare del Comune di Vallo, con i saluti del sindaco Aloi e gli interventi poi del professor Armido Rubino, Gianfranco D'Arena, Salvatore Ulisse Di Palma, e le conclusioni saranno del vescovo Ciro Miniero. L'incontro sarà moderato dal professore Vincenzo Bruno. Ora altro appuntamento, domani San Giovanni, solenni festeggiamenti nella frazione Cardile di Gioia, un ricco programma religioso e civile, si inizierà di buon mattino fino ad arrivare poi alla messa e alla processione che si articolerà per le principali strade cittadine. Quindi solenni festeggiamenti di San Giovanni Battista domani 24 giugno nella comunità di Cardile. E noi su questa notizia ci fermiamo, brevissima pausa pubblicitaria, a fra poco.